Terza pagina con Daniele Scalea, presidente del centro culturale, centromachiavelli.com è il sito online Centro Culturale Machiavelli. Benvenuto Daniele e grazie per essere qui con noi. Grazie a te Pierluigi, buonasera. Allora, dicevo agli ascoltatori che grazie, io consulto tutti i giorni il tuo sito, il sito della vostra associazione. E un tuo editoriale di qualche giorno fa, di La Verità, mi ha fatto scoprire una cosa che non sapevo. Devo dire che alla fine, poi più di tanto, non mi sono stupito, però francamente non ci avevo pensato. Organizzazioni che ricevono soldi per organizzare il boicottaggio di trasmissioni non gradite al pensiero politicamente corretto, e tu fai il caso di questo talk show di Tucker Carlson Tonight. E che è stato boicottato per non avere posizioni consone appunto ai politically correct. Al peggio non c'è mai fine, viene da dire, ma ti do la parola perché tu poi fai anche una riflessione su come difendersi e contrattaccare da queste che sono posizioni assolutamente antidemocratiche, perché lo dicevo anche agli ascoltatori, Daniele. Chi non è di sinistra, se vede una trasmissione che non gli... Io, guarda, non mi considero neanche di destra, ma so di non essere di quelli lì. E so che se vedo una trasmissione che non mi piace, cambio canale. E so che le persone di destra, le persone non di sinistra, le persone, insomma, anche tutto sommato trasversale, si comportano così. Loro, invece, questi personaggi, se vedono qualcosa che non gli piace, che non gli è gradito, lo vogliono cancellare. E questo, a casa tua, ma anche a casa mia, si chiama antidemocratico. Ti do la parola, Presidente. Esattamente, perché come scrivo nell'articolo che citavi, siamo al passaggio dall'egemonia culturale, nel senso che già questa visione di sinistra progressista dominante, chiamiamola come vogliamo, già questa visione è nettamente sovrarappresentata, nei media, nei giornali, tra gli intellettuali, nelle librerie, il settore saggistico, anche quelli di letteratura, basta pensare anche all'Italia dove i vate contemporanei sono i Saviano, la Murgia, i Carofiglio, eccetera, nei salotti buoni e così via, cioè già c'è e c'è da moltissimo tempo questa egemonia culturale, per cui il discorso, i valori dominanti, eccetera, sono definiti da questa parte. Ma adesso stiamo facendo un altro salto di qualità, nel senso che l'egemonia culturale presuppone che comunque esista, seppur in una posizione di minoranza, sia quantitativa sia qualitativa, nel senso che viene percepito a livello sociale comunque come coloro che sono dalla parte sbagliata, ma rimangono anche delle voci non necessariamente allineate. Adesso invece siamo al punto in cui si sta veramente andando verso il pensiero unico, ossia non è più accettabile che ci siano delle voci non allineate a quella che è l'ideologia che ha l'egemonia. E come avviene questo? Avviene secondo la forma mentis che dicevi, per cui non è che se c'è qualcuno che dice cose con cui non concordo, se non mi va non lo ascolto e basta, no, non lo deve ascoltare nessuno, perché se non è d'accordo con me è pericoloso, è illegittimo, non è degno di godere della libertà di espressione. E poi questo pensiero antipluralista, antidemocratico, antilibertà e via dicendo, trova però un concretissimo aiuto da ancora una volta tutto l'ambiente mediatico informativo che lo elogia e lo sostiene, e poi un aiuto concreto in termini di denaro, in termini di potenza di fuoco economico, finanziaria, dalle grandi multinazionali. Tu hai citato il caso dello show di Tucker Carlson con le tantissime aziende che rinunciano a vedere i propri spot durante questo programma, malgrado che sia quello più ascoltato a livello di talk show politici negli Stati Uniti, ma abbiamo avuto tanti casi di aziende che hanno scelto di boicottare delle voci non allineate. È successo a Breitbart, per esempio, il sito americano di destra populista. È successo a Daily Mail, un importante storico quotidiano della Gran Bretagna che ha la colpa di non essere di sinistra. Sta succedendo in questi giorni a Facebook, e lì veramente siamo al paradosso, cioè Facebook è tutto fuorché
una entità che simpatizzi per la destra o per il conservatorismo, al contrario, ci sono state numerose inchieste, report che sono stati fatti negli Stati Uniti, commissionati anche dal Partito Repubblicano, abbiamo avuto delle inchieste sotto copertura, quindi con video, voci di insider che hanno fatto filtrare quello che succedeva. Mi riferisco a quelle compiute da Project Veritas, chi vuole lo cerca su Google, lo trova quello che vuole, che ci dimostrano che in realtà dentro Facebook, dentro Twitter, dentro i vari social c'è una netta prevalenza di simpatia di sinistra, c'è anche la volontà, dentro Google lo stesso, no, citato, e c'è anzi la volontà di cercare il più possibile di evitare che queste piattaforme possano essere usate dai politici di destra populisti per ottenere dei voti. Ma questo non è abbastanza, quindi abbiamo Coca-Cola, Unilever e altre grandi corporation che invece dicono noi togliamo la pubblicità a Facebook perché non sta censurando abbastanza, deve censurare ancora di più. Adesso la spinta è per censurare Trump, cioè il Presidente degli Stati Uniti. Rendiamoci conto, un social network che mette l'etichetta al posto di Trump dicendo questo è contro le nostre regole, lo lasciamo solo perché è l'interesse del presidente, e la Coca-Cola che dice no, allora ti boicottiamo, tu lo devi proprio cancellare, come ha fatto una piattaforma di proprietà di Amazon, per esempio, che ha sospeso l'account di Donald Trump. Io non capisco come non si possa vedere la nettissima anomalia democratica in cui. E già sarebbe sbagliato farlo per un politico qualsiasi, ma addirittura farlo per uno che ha un ruolo istituzionale, che è il presidente, e tu c'hai questi signori del discorso su internet che intervengono per censurarlo, e se non censurano abbastanza ci sono le grandi multinazionali che dicono allora non vi sponsorizziamo più perché non censurate abbastanza. Questo è un attacco pesantissimo, ripeto, al pluralismo e alla libertà di espressione. È un attacco che si concentra negli Stati Uniti perché ovviamente lì stanno le sedi dei grandi multinazionali, lì sta un centro del discorso, ma come ci ha dimostrato anche questa ondata iconoclasta dell'abbattimento e vandalismo contro le statue, tutto quello che parte negli Stati Uniti ci vuole poco perché arrivi anche in Italia. Del resto già quello che riguarda Facebook riguarda anche l'Italia, nel senso che se Facebook deciderà di cancellare Donald Trump o comunque di censurare strettamente i messaggi di Trump, vuol dire che poi il giorno dopo lo farà con i messaggi di Salvini, perché non avrebbe senso censurare Trump e non censurare Salvini. E vedremo le stesse cose qui in Italia, ad esempio, così come oggi ci sono aziende che tolgono la pubblicità a Tucker Carlson in America, ma la Ferrero italianissima toglie la pubblicità a Zemmour in Francia perché non è abbastanza filo islamico, avremo qui coloro che toglieranno la pubblicità a Nicola Porro, a Mario Giordano, perché verranno considerate delle trasmissioni inaccettabili per il nuovo pensiero unico. Intanto, anche questo ho scoperto, cioè, il fatto che sia successo anche in Europa con Eric Zemmour, che appunto è stato boicottato dalla Ferrero. Anche questo, quindi sono tra noi questi ormai, cioè, questo potere comincia a agire anche in Europa, ormai ce lo possiamo aspettare. Beh, lo stavi dicendo in effetti, no? Veder colpiti. Insomma, mi viene da dire, Presidente, non basta l'ordine dei giornalisti, adesso ci si metterà direttamente gli sponsor a stroncare chi non ha un'opinione politicamente corretta. Esatto, questa è una minaccia molto molto più forte. Io vedo troppa tranquillità in azione nel nostro ambiente rispetto a questo, cioè addirittura c'è stato il giustificazionismo, nel senso che quando per esempio Facebook ha cominciato a censurare pagine anche addirittura di testate registrate perché di destra, molti rispondevano, vabbè, ma Facebook è una realtà privata, faccia quello che vuole. Beh, non capendo che invece c'è un problema grossissimo. Primo perché qui stiamo parlando di, se non monopolisti, oligopolisti, nel senso che oggi che la gente non discute più nei bar, nelle piazze, ma discute principalmente su internet, che
i due o tre che controllano i social network hanno in mano un'infrastruttura essenziale per la democrazia, e quindi già quello, come da ultimo ordine esecutivo che sta facendo Trump negli Stati Uniti, che ha detto: se quella è una piazza virtuale in cui si esercita il dibattito democratico, lì vanno rispettate le leggi che prevedono la libertà di espressione, e questa è una cosa che dovremmo cercare di importare anche qui in Europa ed in Italia. Ma poi anche un problema, cioè se Facebook o Twitter o Instagram o chiunque altro sia vuole fare dei contenuti di parte, cioè allora deve diventare un editore, ma l'editore deve avere il direttore responsabile, e tutto ciò che viene pubblicato nella tua piattaforma è responsabilità tua. Benissimo, facciamolo, ma questo vuol dire che Facebook ogni giorno, o un altro social network, ogni giorno si trova a condanne a mille anni di carcere e a miliardi di risarcimento, perché con tutto quello che ci gira sopra, se ognuno può rivalersi su di loro. Oppure loro dicono: no, noi siamo soltanto una piattaforma che offre lo spazio, ma allora non puoi andare a sindacare, cioè tu censuri se c'è un'autorità giudiziaria che ti dice questo è il reato, cancellalo. Non perché tu decidi che determinate idee non sono accettabili, non ti piacciono e lo cancelli. Ecco, tu poi nel tuo editoriale fai delle considerazioni sul fatto che prima di tutto il pensiero progressista in Italia, ma non solo, beh, Trump bene o male ha vinto, no, le elezioni 4 anni fa, il pensiero progressista è minoritario, quindi per quanto le forze progressiste abbiano i soldi, i capitali, il management delle multinazionali, hanno quell'ideologia lì, eccetera, però numericamente noi che non siamo loro siamo più numerosi. E dai anche delle indicazioni, no? Quasi consigli per i non acquisti, un contro boicottaggio. Cosa manca per arrivare a una realizzazione compiuta di quello che di questa tua indicazione, prevederla realizzata, prevedere un contrattacco da parte di chi, come noi tutti, io mi metto prima persona plurale, no? Noi non abbiamo le loro idee e loro ci boicottano, e tu fai questa proposta, contro boicottiamo. È una proposta, è una provocazione, ci stai pensando, possiamo pensarci, si può costruire un percorso. Cosa bolle in pentola? Allora, intanto non lo classifico come provocazione, nel senso sono molto serio in quello, è una cosa che personalmente già faccio, cioè per farti un esempio, quando qualche anno fa la Kellogg's ha iniziato a boicottare Breitbart, a togliere pubblicità perché dice che non voleva che ci fosse qualcuno che desse messaggi come quelli di Breitbart, io personalmente lo leggo e mi trovo molto spesso d'accordo con quello che scrivono, ho pensato, da amante dei cereali, soprattutto quelli Kellogg's, ho pensato: beh, io non voglio comprare qualcosa e dare dei soldi a qualcuno che pensa che non debba esistere perché non gli piace ciò che penso, e ho cambiato marca semplicemente. Questo è una cosa che faccio personalmente da anni senza un grande sacrificio. Quello che scrivevo sicuramente, ecco, non sono un grande bevitore di Coca-Cola, però sicuramente quest'estate sono certo che non berrò nessuna lattina. La Unilever ha tantissimi marchi qui in Italia, che so, Lipton, Algida, ce ne sono tanti, chiunque può andare, se lo trova si trova facilmente l'elenco su internet. Nei miei acquisti quotidiani starò attento ogni volta che è possibile ad evitare uno di questi marchi, perché ripeto, se quell'azienda vuole fare propaganda di parte, ancora posso accettarlo. No, adesso abbiamo tutti questi spot pubblicitari che non ti fanno più la pubblicità del prodotto che vendono, ma ti spiegano che devi accogliere di più, che ci vuole la società multirazziale e multiculturale, che LGBT è bello e la famiglia tradizionale è uno schifo. E già quello personalmente un po' di fastidio mi dà, però sono soldi loro, lo facessero. Ma se addirittura questi soldi li utilizzano per impedire a me di parlare, beh, io allora non ci sto più e agisco. Ora, quello che a noi ci manca è un salto culturale e un salto organizzativo. Un salto culturale è che tutti
quelli che stanno nella nostra area politica dovrebbero cominciare a fare lo stesso, cioè a preoccuparsi di queste cose e a dire: se tu sei contro di me, ma non perché non ti schieri con me, ma perché ti schieri contro di me, cerchi di censurarmi, cerchi di silenziarmi, cerchi di farmi sparire, io sicuramente con te non voglio più avere niente a che fare, non acquisto più i tuoi prodotti, non acquisto più i tuoi servizi. Questo è il primo salto culturale. E poi il salto organizzativo, nel senso che va benissimo che tanti di noi lo facciano a livello individuale, però ci servono delle strutture che organizzino una base militante, che diffondano il messaggio e che rendano effettivamente efficaci queste controcampagne. Da noi questo sicuramente ci manca, non è una cosa che facciamo, è invece una cosa che dovremmo fare. Si dovrebbe incominciare a muovere qualcosa anche in questo senso. Sicuramente. Scusami. Poi dimmi. Presidente, scusa, è proprio un pensiero a voce alta, perché leggevo i marchi. Io purtroppo adesso sto parlando con te e ho una marca di un computer tra le incriminate. Sì. Stavo pensando così a voce, scusami se sono così anche se un po' così, superficiale, no, ma sempliciotto. E non si potrebbe cominciare a pensare ad offrire alle persone alle quali proponiamo il boicottaggio, potrei dire una sciocchezza, dei marchi alternativi? Cioè, io ho bisogno di un computer, non posso spendere più di quella cifra. Non potremmo fare, visto che internet lo permette, eccetera, pensare a una misura di questo genere? L'ho pensato mentre ti ascoltavo. Scusami se è venuta così ex abrupto. Volevo capire se poteva anche essere un percorso, perché una persona guarda anche naturalmente le proprie esigenze economico-finanziarie. E se chi propone il boicottaggio propone magari delle alternative che permettano al consumatore di non intaccare le proprie risorse, di avere un prodotto di qualità, colpendo la persona che vuol farci, il marchio che vuol farci del male, no scusa, la persona non c'entra niente ovviamente, il marchio che vuol farci del male, mi sembrava potesse essere un'idea interessante, scusami, è uscita così, ex abrupto, lo ripeto. Sì, ma l'idea è interessante, però guarda, diciamo che per moltissimi prodotti noi non abbiamo grossi problemi, nel senso anch'io ho un computer HP per esempio, quando dovrò cambiarlo non penso che prenderò la stessa marca per il motivo che dicevi, ma l'offerta a livello di computer è molto ampia, quindi posso prenderne tranquillamente un altro, magari, che ne so, un Acer che viene da Taiwan, e così facciamo pure dispetto ai comunisti cinesi. Al di là della battuta, facevo prima l'esempio dei cereali, ci sono tantissime marche. Ecco, alla fine noi abbiamo sempre un potere di scelta, non dobbiamo avere l'idea che non possiamo fare nulla, non possiamo incidere. Se ognuno ci si mette di impegno e tutti lo fanno, si incide, nel senso che poi effettivamente il calo di vendite ci può essere. È chiaro che tanti devono farlo, e quindi è chiaro che qualcuno deve anche incitare tanti a farlo, qualcuno che abbia una platea ampia. Io purtroppo non ce l'ho, tu molto gentilmente in questo caso e in altri casi mi offri la platea molto più ampia di RPL. Serve sicuramente che ci sia un'ampia mobilitazione in questo senso, perché con veramente zero o poco più di sacrificio personale, che vuol dire semplicemente se sto comprando una di quelle marche la cambio, non è un grande problema, si può quantomeno evitare di essere sempre vittime sacrificali che stanno lì e non reagiscono nemmeno quando c'è l'altro che fa di tutto per martoriarlo. Cioè qui non c'è veramente nessun motivo, perché non puoi nemmeno dire porgo cristianamente l'altra guancia, perché sì, tu puoi porgere la tua guancia, ma non puoi porgere la guancia di tutte le altre persone che la pensano come te e verranno silenziate, non puoi porgere la guancia dei tuoi figli che presumibilmente vivranno in un mondo in cui hanno meno libertà di parola. Quindi qui veramente è momento di reagire. Ripeto, certo, possiamo farlo. Io invito tutti, il tuo pubblico, gli ascoltatori che vogliano, che ritengano che sia importante difendere il pluralismo democratico qui in Italia, e in particolare difendere la possibilità per chi la pensa come noi di dire ancora quelle cose, di fare delle scelte oculate a livello di acquisti quotidiani, per lanciare il messaggio che se tu provi a eliminare me, io provo a eliminare te. È una questione meramente di sopravvivenza.
Purtroppo abbiamo finito il tempo, però io direi di non lasciar cadere qui la cosa perché magari qualcuno con cinismo può dire sì, ma tanto non cambia, ma invece pensavo proprio ascoltandoti che dare un segnale, quello che stavi dicendo, dare il segnale che no, io non ci sto, io reagisco, può essere un segnale in controtendenza importante. Quindi speriamo di parlarne ancora, di dare seguito a questa tua idea, a questa tua proposta. Purtroppo adesso devo fermarmi. Quindi grazie a Daniele Scalea, presidente del Centro Machiavelli, Centro Culturale Machiavelli, e a risentirci presto. A presto, buona serata. Velocemente, 60 secondi. Questa qua è l'idea però del boicottaggio, magari grazie a internet, poi magari secondo me anche l'idea di dare delle indicazioni. Guarda, allora, ci sono quelli che fanno questa marca di computer che ci boicottano, non vogliono parlare, non vogliono farci parlare, eccetera, perché dargli soldi? Dare delle indicazioni alternative mi sembra, anche se ormai sono vecchiotto, queste cose, sono giovane per queste cose. Vabbè.